Bentornati a Dindon Art, questa rubrica che Teleuniverso vi regala ogni settimana e vi dà la possibilità di sperimentare, ma soprattutto di creare e divertirvi. Anche questa settimana rientreremo nell'ambito della recycling art, vale a dire quell'arte che ricicla il materiale e ci dà la possibilità di crearne di nuovo, ma soprattutto originale. Realizzeremo oggi questo portapenne, veramente simpatico, è realizzato solamente con dei fogli delle riviste, si realizza veramente con poco e in base ad una struttura, quindi un tappo sottostante, può contenere le nostre penne, quindi può essere un simpatico portapenne, un simpatico portaoggetti. Andiamo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto come si realizza. Abbiamo bisogno veramente di pochissimo materiale. Vi ho detto all'inizio l'abbiamo realizzato con delle riviste, ma io in parrocchia avevo questa carta che ormai è caduta un pochino in disuso, quella che veniva utilizzata per le vecchie stampanti. Ne ho talmente tante e lo realizzerò con questo tipo di carta, ma voi potete utilizzare tutte le riviste. Bene, prendiamo il nostro pezzettino di carta, io lo libero dai bordi che non mi occorreranno per la realizzazione del mio portapenne, quindi li libero in questo modo. Benissimo, una volta liberati possiamo procedere. Poi ci occorrerà uno stuzzicadenti di quelli che vengono utilizzati per l'arrosto, insomma per inserire la carne e fare una sorta di spiedini. Quindi lo utilizzeremo in questo modo, lo poggiamo sul nostro foglio, non ci servirà nient'altro che arrotolare in questo modo tutto il foglio attraverso lo stuzzicadente. Lo togliamo perché una volta data la struttura non ci occorrerà più e continuiamo ad arrotolare in maniera decisa, in questo modo. Continuiamo a formare una sorta di bacchettine più o meno rigide. Questa è venuta un pochino grande, ma voi dovete farla un pochino più sottile. Prendiamo la nostra colla a caldo che abbiamo visto la scorsa settimana è di grande aiuto, ne mettiamo una goccia sull'angolo che si forma una sorta di bandierina e incolliamo in questo modo. Fatta questa operazione, quindi realizzate queste bacchettine, vanno schiacciate con le mani in maniera decisa in modo tale da creare una sorta di tubicino schiacciato in questo modo. Bene. Lo arrotoliamo sull'angolo del nostro tavolo, io utilizzo il mio tavolo che mi aiuta un po' perché ha gli angoli arrotondati, in questo modo, quindi tirando in basso e dandogli una struttura, in modo tale che quando prenderemo il nostro fogliettino ha più o meno questa struttura un po' irregolare. Di queste ce ne occorrono circa un 7-8 per realizzare la nostra struttura. Io già le ho realizzate in modo tale da accelerare un pochino i tempi. Quindi verranno e si otterranno delle strutture di questo tipo, quindi dei foglietti di carta di questo tipo, piegati e incollati. Bene, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Prendiamo il nostro nastro adesivo che non ci servirà per incollare o per attaccare, ma ci servirà per dare una forma, lo utilizzeremo solamente da forma, quindi lo poggiamo sul nostro tavolo, avvolgiamo intorno in maniera non strettissima la nostra cannuccia di carta schiacciata, quindi facciamo questa operazione, mettiamo un puntino di colla a caldo da questa parte. Chiudiamo in maniera energica, così, e sfiliamo. Questa operazione ci servirà a creare dei cerchi praticamente perfetti, in questo modo, che saranno poi successivamente la struttura di tutto il nostro portapenne. Stessa cosa farò per l'altro, andando avanti, quindi metterò in maniera energica un po' di colla, incollo, stando attenti a non scottarvi perché la colla a caldo lavora ad alte temperature, quindi tolgo e avrò il secondo cerchio. Stessa cosa lo farò per il terzo, quindi da creare una struttura, una sorta di struttura a piramide che servirà a creare tutta la struttura del nostro portapenne. Ripeto, io l'ho fatto con questa carta che mi era d'avanzo, ma voi lo potete realizzare con tutte le riviste.
se fate questi cilindretti di diversi colori, il tutto risulterà molto più armonioso, molto più creativo e divertente. Stessa cosa faremo per le altre, fino a terminare tutto il giro del nostro portapenne e contenitore. Quindi lo scotch non ci serve nient'altro che a dare una forma. Se non avete lo scotch, potete utilizzare anche qualche altro tipo di supporto simile. Potrebbe essere un barattolo delle patatine, quelle nel barattolo, va benissimo, lo creeranno un po' più piccolo, ma la struttura è la stessa. Oppure una bottiglia di plastica con dentro dell'acqua in modo che diventa più consistente. Quindi spaziate e inventate voi il modo e la tecnica che meglio vi si addice. Mettiamo un altro punto di colla a caldo, in questo modo, vado da creare tantissimi, tantissimi cerchi. Questo si è aperto, ma recuperiamo immediatamente con un altro puntino di colla. È rapida la colla, ma forse sono stato un po' troppo rapido. Benissimo. In questo modo, l'ultimo cerchietto, in modo tale da dargli la nostra forma e consistenza. E l'abbiamo ottenuto qui. Perfetto. Abbiamo circa 8-9 cerchietti che saranno sufficienti per creare un bel portapenne. Come assemblare adesso tutti questi bracciali che abbiamo realizzato? Si assemblano in maniera semplicissima. Partiamo dal primo, mettiamo qualche punto di colla a caldo, non per tutta la circonferenza, ma ne basterà veramente qualche punto perché la colla a caldo su questa carta è molto resistente, e adagiamo il secondo cerchio in questo modo, in modo tale da farli coincidere tutti quanti. Fatto il secondo cerchio, la stessa cosa faremo con il terzo, quindi metteremo un po' di punti per attaccare il terzo cerchio e lo adagiamo sopra cercando di far coincidere tutte le parti, in questo modo. Stessa cosa con il quarto, procediamo velocemente, una volta realizzati i primi, gli altri poi verranno in maniera più rapida, si realizzeranno, quindi il quarto in questo modo. Stessa cosa con il quinto, quindi creiamo dei punti di appoggio in cui adagiare tutta la nostra struttura. Creiamo il sesto cerchietto, naturalmente io lo faccio in maniera veloce, ma voi fatelo con calma, in modo tale da creare una struttura più precisa, più lineare. Stessa cosa faremo con l'ultimo cerchietto, stando sempre attenti alla colla a caldo che lavora ad altissime temperature. Bene, una volta realizzato questa sorta di struttura, quindi abbastanza capiente, realizziamo il fondo. Io ho utilizzato la carta di succo di frutta proprio per riciclare, per creare una creazione totalmente riciclata. Poggiamo il corpo che abbiamo utilizzato per fare la struttura sulla nostra carta, facciamo un segno in modo tale da segnarlo e dipingerlo e ritagliamo il cerchio che sarà il fondo della nostra struttura, in questo modo. Quindi otterremo il cerchio che è della stessa dimensione di tutti i cerchi che abbiamo realizzato. Facciamolo qualche millimetro più grande proprio per far sì che non finisca all'interno, ma gli vada a pennello. Benissimo. Mettiamo un altro punto di colla a caldo anche sul nostro cerchio, in questo modo, in modo da creare una sorta di tappo e non permette la fuoriuscita di tutti i nostri colori. Poggiamolo in questo modo. Benissimo, perfetto. Lo possiamo adagiare sul nostro tavolo e il nostro portapenne è praticamente terminato. Si realizza veramente con pochissimo materiale. Abbiamo utilizzato poca carta, delle forbici, una pistola a caldo e una struttura che delineerà la forma di quello che è il nostro portapenne. Se utilizziamo una forma quadrata, naturalmente il nostro portapenne verrà quadrato, rettangolare, una forma rettangolare, ovale, una forma ovale. Quindi scegliete quella che più vi piace. Io vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con tante idee creative, con Dindon Arte, e ci vediamo sempre su Tutto l'Universo. E buona settimana a tutti!